I quattro studenti giapponesi saranno rimborsati per il conto di 1.143 euro pagato all'Osteria da Luca. Lo comunica Confcommercio Ascom Venezia, che intende restituire la cifra di tasca propria per mettere così una pezza alla pessima figura arrivata in gran parte del mondo con questa storia che ha fatto fare a tutti i ristoratori e quindi alla città. Un fatto grave, si legge, secondo il presidente della sezione veneziana dell'associazione di categoria Magliocco. Si spera, ha scritto, che l'offerta colga nel segno, anche perché fa coppia con quella avanzata dall'associazione veneziana albergatori di ospitare i quattro studenti per due notti in un albergo di lusso in città, sempre gratuitamente. Non solo. Ascom Venezia, attraverso i suoi associati, offre anche un giro turistico in motoscafo o in gondola per allietare il loro soggiorno e farli tornare a casa con un buon ricordo di Venezia. Intanto la Guardia di Finanza continua i suoi controlli. Al gestore cinese dell'Osteria Veneziana da Luca una sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Durante gli accertamenti, infatti, è emerso che quello degli studenti stranieri non era un caso isolato. Tutt'altro, parecchie strisciate di carte di credito al POS del ristorante non erano accompagnate da fattura fiscale. Oltre alle sanzioni, per l'osteria si prospetta anche una chiusura temporanea per gravi irregolarità amministrative e igienico-sanitarie che, oltre alle multe, prevedono la sospensione dell'attività per qualche tempo.